promuovere la partecipazione attiva dei cittadini su base territoriale, affinché le scelte amministrative si possano orientare e tarare sui bisogni e le esigenze reali dei territori. Con questo obiettivo è partito l'iter verso l'attivazione dei consigli di quartiere, che entra nel vivo con la stesura del regolamento. Dal 2008 non esistono più i consigli di circoscrizione e noi nel nostro mandato vogliamo ricostituire un organismo importante di partecipazione attiva dei cittadini e quindi la nostra proposta che presentiamo è proprio quella di dividere la città in 10 consigli di quartiere. Un percorso di studio in cui sono state valutate esperienze di altri comuni simili a Vicenza, tra cui Padova e Brescia. La proposta prevede che nei consigli di quartiere ci siano non solo cittadini che individualmente si mettono a disposizione della comunità in cui vivono o lavorano, ma anche una componente che rappresenti tutte le altre realtà dell'associazionismo e del volontariato presenti in quel quartiere. E l'obiettivo che vogliamo dare a questi nuovi organismi è proprio quello di avvicinare al cittadino le nostre scelte, ma non solo, anche condividere con loro quelli che sono poi i bisogni, le problematiche di ogni singola comunità. Noi vorremmo riuscire proprio a ricreare quel sentimento di appartenenza alla comunità in cui le persone vivono o lavorano e pertanto andremo ad eleggere delle persone che vivono in quartieri, che vorranno diventare consiglieri di quartiere, ma anche quello di rendere attiva la partecipazione anche di tutto quel volontariato, delle realtà del territorio che rendono molto forte la nostra città.